perché sono diventato un artista? Potrebbe richiedere parecchio tempo, potrei dirvi come sono diventato un artista. Io avevo cominciato una ricerca attraverso la fotografia già da parecchi anni, avevo lavorato in teatro con dei registi di teatro di ricerca, di avanguardia, con i quali mi ero affezionato all'idea di investigare con la macchina fotografica dei contenuti artistici. Durante l'ultimo periodo in cui io svolgevo ancora un'attività lavorativa normale, in cui io facevo l'assistente di volo per l'Alitalia, ebbi l'occasione di fare una prima mostra personale in una galleria qui a Roma, uno spazio di un artista che mette a disposizione la sua galleria. Ed in quell'occasione quella mostra ebbe un impatto molto forte, perché era una mostra in cui ho presentato un'installazione che aveva una maniera di mostrare queste fotografie che parlavano fondamentalmente di solitudini, in cui si riusciva ad evocare il sentimento che c'era alla base dell'esigenza di scattare queste fotografie. Questo avvenne nel periodo in cui l'Alitalia stava chiudendo ed è stato il periodo in cui io ho lasciato quel lavoro. Parecchie delle persone che hanno preso parte a quella mostra hanno avuto un fortissimo impatto, parecchie sono uscite molto colpite, ho visto gente uscire in lacrime o con grande entusiasmo, e vedere un impatto così forte attraverso una tua creazione mi ha fatto trovare un senso in quello che avevo fatto in quell'occasione, molto più che nello svolgere un lavoro per un'altra azienda in cui il lavoro fosse prestabilito. Quindi credo che sicuramente quella sia stata la molla che mi ha fatto mollare tutto quello che facevo d'altro prima e dedicarmi totalmente ai miei progetti artistici. L'esperienza più importante della mia formazione credo che siano stati gli incontri con le persone eccellenti che ho avuto la fortuna di incontrare. La prima sicuramente è stata Chiara Ligliotti, la curatrice con cui ho collaborato all'inizio e che mi ha dato un indirizzo molto forte nella direzione che dovesse prendere un lavoro di ricerca di un certo tipo. Oltre Chiara mi viene di ricordare tutte le persone con cui io sono stato in contatto a New York, tipo Alison Bradley, che era una delle mie insegnanti alla SCP quando ho fatto il master alla SCP, al Centro Internazionale di Fotografia, che era poi la direttrice della galleria che attualmente presenta, è diventata in seguito la direttrice della galleria che rappresenta adesso il mio lavoro a New York. Lo stesso Charlie Griffin, che è il proprietario di Griffin Editions, che è uno studio dove producono i lavori fotografici di parecchi dei fotografi più importanti che espongono lì a New York, e tanti altri, anche i collezionisti, gli amici che mi hanno supportato. La cosa a cui mi sto dedicando di più recentemente è il progetto Ubiquiti, che è un raccoglitore di tutti questi interventi. Prende le mosse dall'idea di rappresentare lo spazio-tempo, che è il concetto quadridimensionale teorizzato da Albert Einstein nella teoria della relatività, che una volta letto sui libri di fisica può sembrare ostile e difficile come idea, però la maniera in cui ci sono arrivato io è stata attraverso dei testi che facevano dei parallelismi fra la fisica quantistica e delle teorie orientali. Io mi ero recato in India per studiare appunto queste cose, e l'idea di rappresentare le cose che noi possiamo immaginare ma non riusciamo a percepire mi è sembrato che fosse una buona maniera di trasformare il linguaggio artistico in qualcosa che potesse essere utile all'umanità come messaggio da trasmettere. Come vivo dal punto di vista progettuale la dimensione mostra? Direi che è imprescindibile per me, nel senso che la soddisfazione più grande che io prendo dal lavoro è l'idea di creare un ambiente o un'atmosfera capace di evocare delle emozioni, dei sentimenti. Ritengo che sia indispensabile l'idea di avere una fase progettuale molto profonda, cioè di non limitarsi a voler mostrare delle cose belle che uno ha potuto realizzare, ma di mettere insieme un corpo di concetti espressi attraverso le opere che abbiano un fine teorico e concettuale importante. In cosa mi sento ancora almost? Ma credo fondamentalmente nel riuscire a supportare la mia vita dal punto di vista economico solamente grazie ai proventi del mio lavoro artistico. Sicuramente se ci fossero delle possibilità di sussistenza solamente in base
al lavoro svolto, probabilmente ognuno di noi potrebbe avere più libertà nell'esprimersi a pieno modo, però credo che sia una problematica antica come quella del mestiere dell'artista, quindi non so se è una problematica solamente mia. Just do.